qui siamo a 36 miglia da tutto, siamo molto più vicini alla Corsica che non all'Italia, non ci sono fiumi, non ci sono scarichi industriali. Questa è Capraia, un lembo di terra in mezzo al mare, lontano da tutto, e qui da 15 anni opera la cooperativa Maricoltura e Ricerca, pescatori convertiti all'allevamento di orate e spigole a mare aperto. L'attività ha preso il via dopo un progetto sperimentale dell'ARPAT, partito nel 1998 e che si sarebbe dovuto chiudere nel 2005. A quel punto però uno dei pescatori dell'isola, Enzo Romano, decide di investire su quella che a quel momento è una novità assoluta per l'isola, l'allevamento di pesce a mare aperto. Oggi, dopo 15 anni di attività, le gabbie sono 8 e questa cooperativa è considerata all'avanguardia nel settore per innovazione e qualità del prodotto. Siamo un'azienda che fa circa 250 tonnellate di pesce, la maggior parte viene venduto in Unicoop Firenze, direi quasi la totalità, in Unicoop Firenze e Tirreno. E il nostro pesce è un prodotto particolare, ecco, diciamo, un prodotto particolare che esce fuori un po' da tutti gli schemi normali di allevamento. Ma cos'è che rende particolare questa attività? All'interno delle nostre gabbie la densità del pesce non è assolutamente alta, perché abbiamo fatto scelte aziendali che ci portano verso una qualità del pesce, essendo un allevamento tutto sommato piccolino rispetto a altri allevamenti che ci sono in Italia. E poi c'è anche un'innovazione di cui qui a Capraia vanno particolarmente fieri. Noi siamo riusciti, grazie a mio padre e ai suoi due soci, a fare un sistema di mangime brevettato a livello europeo che è unico e che ci permette di far sì che il pesce venga nutrito sempre in modo costante e continuativo, sempre insieme, così che non ci sia mai frenesia nelle altre gabbie e il pesce può crescere in modo molto più tranquillo e coerente con quello che sarebbe la sua vita nel mare aperto. L'azienda è certificata bio e ha ottenuto il riconoscimento della filiera libera da antibiotici, due traguardi importanti, anche questi per niente scontati nell'itticoltura. Piano piano nel 2008-2009 abbiamo conosciuto Unicoop Firenze, che ci ha dato una grossissima mano per comprandoci il nostro pesce e credendo nel nostro pesce. E così piano piano abbiamo cominciato ad assumere dei ragazzi. Oggi Maricoltura e Ricerca per noi è un fornitore di riferimento, ragione in più per la nuova certificazione che ha avuto sugli antibiotici, anche se lo sapevamo da tempo, non sono mai stati usati. Però il fatto che venga certificato da un ente esterno, questo è importante. Questo qui si parla di pesci che sono assimilabili a un pesce pescato, tolto il fatto che vengano alimentati, poi ne hanno tutte le caratteristiche. Poi il complesso dell'azienda. L'azienda si è resa disponibile nell'innovazione, in senso non ultimo le casse CPR. Questa cooperativa di pescatori è oggi la principale opportunità occupazionale per gli abitanti dell'isola. I giovani assunti sono tutti abitanti di Capraia. Capraia per me è casa mia sotto tutti i punti di vista, perché è il luogo in cui sono cresciuto e in cui ho vissuto delle esperienze bellissime, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista affettivo. La mia famiglia è originaria di qui, sono cresciuto qui e adesso continuo a lavorarci e spero un domani di fare una famiglia e continuare a portare avanti tutto quello che è stato fatto fino ad oggi, sempre qua sull'isola.